Allora, buongiorno a tutti. Spero che abbiate dormito bene, sicuramente al fresco rispetto a altre università che abbiamo fatto. Però siamo tutti belli svegli oggi. Beh, allora, cominciamo con il secondo seminario di questa università. In pratica è il futuro delle mani. Se ieri abbiamo visto un taglio economico con il futuro delle mani e finanza. Oggi daremo altri tagli, ce ne saranno secondo me di diverso tipo per quello che è il futuro della mania guerra. Un tema che abbiamo in parte già affrontato la scorsa università e che però credo che ci porteremo dietro per tanto tempo, purtroppo. Allora, quando io ho cercato di pensare a questa un'introduzione a questo primo incontro sulla guerra, ho cercato di pensare soprattutto a una buona parte del pubblico che sta qua. Quindi una buona parte del pubblico che sta qua ha vissuto la stagione dell'arte mondialismo, ha vissuto Genova, ha vissuto anche prima, insomma, di giovani che non hanno vissuto Genova, qua ce ne saranno. Ce ne sono, però insomma. E partivo da una data che era quella del 15 febbraio del 2003. Le manifestazioni al 14-15 febbraio del 2003. Si arrivava da Genova dove la repressione era stata molto pesante, si arrivava, si era passati attraverso il Torri Gemelli, lì si sarebbe da parlare, se no sarebbe di un intervento. E se mentre a Genova, da altre parti, le manifestazioni che ci sono state a Seattle sono state represse, la più grande manifestazione in termini globali, perché è una manifestazione che ha coinvolto 100, 110, 150, forse milioni di persone in tutto il mondo, che ha avuto a Roma 3 milioni di persone, quindi 10 volte tanto quanto quando eravamo a Genova. Era stata la prima manifestazione soprattutto globale, forse non più partecipata, quando fanno manifestazioni di contadini indiani, erano 180 milioni, di questo tipo, però era globale, era in tutto il mondo. Ecco, è stato un avvenimento molto importante, però quella manifestazione in pratica, nonostante fosse così grande e così partecipata a livello globale, non è riuscita a fermare in un solo secondo l'inizio della guerra. E questo è il primo elemento sul quale, secondo me, è un elemento di riflessione sul quale ci siamo soffermati poco. L'altra cosa sul quale bisognerebbe riflettere è che dal 2003 poi al 2024 sono 21 anni nei quali sono successe tantissime cose, dalla crisi pressoché risolta nel 2007-2008 in avanti. Ieri poi abbiamo visto come a livello finanziario le cose si sono evolute, un mondo che è andato via via peggiorando e al di là di alcune rare eccezioni, tra le quali io credo ATAC sia un'eccezione, sulla riflessione su questi ultimi, sull'evoluzione di questi ultimi 20 anni è stato fatto troppo poco. Molto spesso si trovano delle analisi con delle categorie che dovrebbero essere rielaborate per il XXI secolo e non semplicemente attaccate al Novecento, anche se noi siamo. Per capire il presente, il Novecento ovviamente è ancora molto importante, anzi fondamentale. Però abbiamo visto da allora ad oggi una crisi, siamo in un mondo dove siamo in un mondo nel quale c'è una sorta di risistemazione degli assetti egemonici, dove le disuguaglianze, che anche ieri abbiamo visto, continuano ad aumentare. Scenari di guerra multipli che ci sono in Ucraina, ci sono
Palestina, il Sudan, ci sono l'elenco sono decine, che non stanno sicuramente migliorando, e sostanzialmente a livello sociale una democrazia che sta, un senso anche della democrazia che sta scoprendo. Ora, nel 2002-2003 Colin Crouch scriveva apposta democrazia, anche lì sono passati vent'anni. Oggi siamo in un sistema, su questo io sono d'accordo con Federica, che potremmo definire oggi un sistema ex democratico. Ma questo per un arretramento della democrazia che va da Oriente a Occidente e da Nord a Sud. Cioè è un fenomeno globale, è un fenomeno che mette insieme quello che succede in Francia, quello che succede in Russia, quello che succede in Argentina, quello che succede col terzo mandato di Xi Jinping in Cina. È un fenomeno sostanzialmente globale e quindi lo scenario con conflitti che continuano a aumentare, un diritto internazionale che sostanzialmente è stato fatto a pezzi, persone e l'aspetto secondo me culturale più rilevante è che le persone hanno perso quello che è il senso della storia in termini progressisti e vedono il futuro come il tempo nel quale non è che si migliora, nel quale bisogna lottare sostanzialmente per non perdere quello che è stato acquisito. Questo è abbastanza inedito perché è una cosa abbastanza globalizzata. C'era, adesso non mi viene più in mente, un antropologo indiano che rifletteva sul fatto che anche laddove si votava si rifiutava la democrazia, nel senso che più di un terzo delle persone elette sulla faccia della terra è gente che ha disprezzo la democrazia e tende a sbarazzarsi. Questo però non significa che, al di là dell'astensionismo e al di là del tutto, queste persone stesse hanno un sostanziale appoggio anche a livello popolare. Questo significa che la democrazia non è più considerata sostanzialmente come il migliore sistema possibile o il meno peggio, come diceva Churchill. Questo è un cambiamento culturale che forse ha una rottura molto profonda, storica, che in pratica, cioè il senso, la fine del senso progressista della storia, ha una rottura storica che va molto indietro rispetto a quello che è stato tutto il tempo dalla rivoluzione francese in avanti, ed è su scala globale. Allora, in un contesto come questo, nel quale sostanzialmente prevale o si certifica il diritto del più forte, riuscire a parlare di pace non era, tra virgolette, non è più così semplice come lo poteva essere, ad esempio, alla fine degli anni 90, perché in un sistema così complesso si può anche parlare di pace, ma cercando di capire il che fare, il come fare, bisogna riuscire a dare dei contenuti che non siano astratte, trovare delle forme di prassi attraverso la quale poi riuscirci. Riuscire a capire oggi, in un mondo pacifista che insieme come tutto un mondo pacifista che non è più, che è anche diviso sotto certi aspetti, in questo contesto, per quando parliamo di pace, che cosa intendiamo e cosa dobbiamo fare perché questa parola appunto non sia pura astrazione, cioè come possiamo raggiungere una pace senza passare da un lato, o meglio, rendendoci conto che, ad esempio, all'interno dei nostri contesti la democrazia muore perché insieme alla mortificazione della partecipazione esiste anche sostanzialmente la repressione al conflitto. Qualcuno diceva che la democrazia era quel punto di
di equilibrio attraverso il quale, attraverso soprattutto il conflitto, si riusciva a ottenere qualcosa. Se la partecipazione al conflitto è impedito, come riusciamo a avere una pace al nostro interno? E poi il momento in cui noi risistemiamo il mondo, ci siamo di fronte a una risistemazione che durerà per parecchi decenni a livello egemonico, il concetto di pace quale sarà? Sappiamo che nel diritto internazionale esiste il diritto sostanzialmente oggi del più forte. Punto. Basta. Il diritto internazionale è stata quella cosa che è saltata. Abbiamo un cosiddetto mondo che si definisce multipolare, ma che io preferirei chiamare oligopolare, perché in pratica sono pochissime potenze che se la giocano. Attorno a queste potenze ci sono miliardi di persone, popoli più piccoli che la pagheranno. Che la pagheranno, per la quale la pace sarà permessa. Perché verranno schiacciati da queste potenze. Sta già succedendo. E allora come dovremmo fare da questo punto di vista? Ieri sera si parlava di una possibile guerra mondiale a partire dall'Ucraina. Ecco, riflettendoci, parlavamo fuori con Marco e altri. Io personalmente non so se sia così. Io credo che in Europa non vada verso la distruzione, per, la dico in maniera molto provocatoria, per un'Ucraina qualsiasi. Ma quando fra 4-5 anni questa cosa si sposterà probabilmente sul Pacifico, lì magari ci saranno dei problemi un pochino più grossi, quando il conflitto si sposterà dall'altra parte. Ecco, e noi abbiamo bisogno non solo di parlare di pace, ma anche proprio di trovare delle prassi concrete per poterci arrivare. Guerre, diritti e resistenza di questi popoli che verranno schiacciati, eccetera. Io mi fermo qui perché l'ho già tirata fin troppo lunga e passerei la parola a Stefano Risso. Stefano Risso lo conoscete un po' tutti, per chi non lo conoscesse, da diversi anni attivista di Arte Italia, è membro del Consiglio Nazionale. Io ovviamente non mi ero presentato, anche io sono Marco Noris del Consiglio Nazionale di ATAC, e Risso ha anche un importante compito nella rete europea di ATAC. Ha partecipato quindi attivamente alle varie campagne di ATAC contro il TTIP, e tra l'altro recentemente è stato curatore di un libro collettivo insieme con Delvis, che è qua presente, uscire dalla guerra per un'economia della pace. Credo che Stefano faccia un discorso storico, abbia intenzione, come nel suo stile, soprattutto nella sua grande capacità di fare un discorso storico su questo tema. Ovviamente a livello tecnologico non siamo messi benissimo oggi, ma siamo riusciti a fare tutti. Quindi io adesso mi sposto, metto in viva voce sul telefono Risso, chi è su Facebook e chi è su YouTube lo vedrà, noi no. Avvicineremo il microfono e speriamo di non fare danni. Allora, mi sentite? Sì. Bene. Innanzitutto mi dispiace tantissimo non essere presente, come la mia abitudine, ma purtroppo ho una situazione personale un po' difficile in questo momento. Parto proprio da, per cui purtroppo non ho potuto preparare con una certa coerenza questo intervento, perché butterò giù una serie di riflessioni che non posso dire a caldo, perché in realtà sono riflessioni
gli abitanti di Milo e gli ateniesi, i quali gli dicono: guardate che il diritto è comunque condizionato da, perché già allora esiste un problema di diritto, è condizionato nei rapporti di forza. Per questo che io credo che dovremmo utilizzare una categoria che ha una brutta fama, e mi riferisco alla categoria, la parola geopolitica, che noi vediamo dire molto male, perché la collega sicuramente ha un personaggio abbastanza pucci come Carlo Hofer, che era uno dei personaggi di una classista spaventosa. E teniamo a considerare una categoria di destra legata all'imperialismo. Non è esattamente così. È semplicemente un'analisi e valutazione dei fatti politici, non esclusivamente interni, ma in realtà locale, che tiene conto della geografia, dell'economia e della storia, perché anche la storia ha un peso sulle decisioni delle persone. Sia a livello di decisori, grandi decisori, sia a livello di sentimenti popolari. Quando noi pensiamo alla guerra, faccio l'esempio, una velocissima parentesi, mi colpiscono, credo non essere solo, i nomi delle località di questa guerra russo-ucraina. Sono nomi importantissimi della seconda guerra mondiale. Non esiste famiglia né in Ucraina né in Russia che non abbia un uomo o un bisnonno morto in queste battaglie, morti sicuramente della seconda guerra mondiale, ma un terzo di loro avranno un rimorso esattamente in queste località. Questo va di nuovo oggi, quindi pensate all'effetto psicologico su grandi fonti di questo allora, torniamo a questo concetto di geopolitica intesa semplicemente come un'analisi dei fatti che tiene conto di questi diversità. Quando nasce in senso moderno questa cosa? Fino all'Ottocento, che era la Belle Époque, ossia quando si coglie che sta finendo una lunga periodo. Noi qualche volta in Europa abbiamo di pace, sarebbe usato di definire di equilibrio, ossia dopo il trattato di Vienna del 1815, sono 100 anni, non è che non ci siano stati momenti, ma pochi diventati che non hanno mai coinvolto la globalità. E, noi non amiamo quel progresso perché è quello che ha rallentato il processo di unificazione nazionale, perché noi italiani lo prendiamo, lo colleghiamo al concetto di restaurazione. In realtà è stato un grande momento di equilibrio. In questi 100 anni si è passati dall'assolutismo al sovranversale, c'è stata una diffusione dell'industrializzazione e nati il movimento operaio, si sono trovati paesi importanti come il Vettorossale, come la Germania o l'Italia, per cui questo sistema di equilibrio ha tutto i cambiamenti riuscito ad essere governato. C'è un bellissimo libro, situazione molto strana, perché il personaggio è terrificante, che fu il tesi di dottorato di Henry Kissinger proprio sul congresso di Vienna, tipo che da 50 anni viene civicamente ripubblicato, spesso per il libro. Quindi l'elemento, la parola chiave è equilibrio, riconoscimento delle necessità di tutti gli attori, e equilibrio. L'equilibrio inizia a limitarsi quando inizia a esserci il pericolo, quando nasce la geopolitica, perché colgono quella moderna, perché colgono che si sta creando un sistema di alleanze globali in cui tutti sono all'interno, tutti i meccanismi diventano imprevedibili. Qualcuno ha voluto la prima guerra mondiale quale si è maggiormente realizzata? Assolutamente no. Qualcuno vuole oggi una guerra totale, mondiale? Assolutamente no. Ma le guerre totali si scatenano perché i processi che mettono in atto i singoli attori non vengono più governati. È una reazione per me. La mia sensazione personale, non ho nessuna timore a dirlo, è che noi stiamo vivendo
una sorta di estate del 1914, saluando gli anni, molto più lenta, perché oggi sono tutto, oggi veramente. Parliamo solo di stati? Assolutamente no, ci sono i processi economici. Perché cos'è che ha scardinato questo sistema? Qui non c'è alcuna potenza industriale. La Gran Bretagna che mette in piedi per gli anni dell'Ottocento il più grande impero che la storia umana abbia conosciuto. Non dimentichiamo che la regina Vittoria, senza aver mai messo piedi in piedi, diventa imperatrice di India per tutti. Ma sul titolo poi non governante della settimana. E non è già Francia. L'antagonismo tra Francia e Gran Bretagna è l'elemento principale, inizialmente, emerge dopo l'unificazione la Germania come grande potenza industriale, lentamente inizia a crescere. Comunque il meccanismo è tipo diverso da quello britannico, perché il suo salto avviene nel momento in cui l'asse tra sviluppo industriale e la siderurgia, mentre l'Inghilterra si parla prima è cresciuto sull'asse della sintesi normalmente. I riferimenti che faccio sono quelli che sto burlando, per cui non è parte, non ci sia un po' troppo sosso, come potrebbe essere. L'Inghilterra, perché sotto il 700 e 800, si sviluppa industrialmente sul tessile, un'industria che non richiede enormi investimenti, per cui può attingere per i capitali al mercato azionario e obbligazionario. L'industria creerà le basi per avere anche l'industria pesante, ovviamente, ma quando si parte con l'industria pesante, come avviene in Germania, questa potenza lì, quel capitalismo lì, ha bisogno di banche che raccolgono grandi passi di denaro. In quell'elemento capitalismo-Stato diventa molto forte. Questo procedimento sociale è molto complesso, perché a quel punto avendo dei mercati la Germania ha bisogno di una flotta per proteggere questi mercati, queste linee di comunicazione, un po' come avviene oggi nel Mar Rosso. La spinta è anche politica interna, perché la costruzione della marina militare tedesca, cito un libro che per me il ciclo trovo è estremamente interessante, perché quella della marina guerra tedesca dell'Ottocento, che è il primo istituzione totalmente tedesca, perché tutte le altre erano istituzioni federali, perché la Germania era solo stato federale. Questo processo non è del tutto indifferente, significa che all'interno delle casse c'è qualcuno che parlava sugli altri, non erano tutti contenti. Ad esempio, ci fu nel Parlamento russiano, o addirittura nel Parlamento imperiale, un intervento di un aristocratico tradizionalmente conservatore che disse: cos'è questo? Io mi rifiuto di prendere in considerazione il concetto di Germania. Sono un membro, un suddito della Repubblica che è liberamente associato alla Federazione dei Paesi. Così veniva questo progetto legato anche da parte reazionari che mi sono messo un po' a parte. Non essere dei popoli. Non è che fossero differenti. In Germania nasce in Francia la grande classe operaria, che sia dei partiti, delle istituzioni, dei sindacati, delle scuole domenicali per diffondere la cultura, influisce tantissimo nel mondo di quegli anni. E sembrava che quella potesse fermare la pace. Per il sudatore, che grande era la pace. Non sarà così. Non sarà così perché questi processi vanno avanti, la Germania assume una potenza industriale superiore a quella di Francia e Gran Bretagna insieme, poi anche di Francia e Gran Bretagna peggio che Russia messi insieme, perché la piccola molto industrializzata, la Russia è molto industrializzata, molto grande, sono magari le potenze 1, 4 e 5 della potenza industriale. E a quel punto è stato tutto. I sistemi di alleanze si consolidano perché singole paure, singole ostilità differenti vengono inserite in un sistema globale e il sistema salta totalmente. Si è arrivato veramente il punto di partenza della catastrofe della guerra del 14. C'è una pagina di uno scrittore sconosciuto, ho tentato di ringraziare qualche notizia in più, ma mi è stato impossibile.
che Serena ha scritto nel settembre del 14 un bellissimo articolo sul numero speciale di una rivista geologica protestante di Basilea, dove scriveva a due fondatori Carmati, una pagina bellissima, angosciata, in cui dice il mondo è crollato in mano. La nostra civiltà ha fatto bancarotta, le chiese hanno fatto la grande bancarotta perché si sono fatte nazionalizzare, i sindacati, e gli strumenti erano del lavoro, del movimento dei lavoratori, si sono fatte nazionalizzare. E arriva con una frase profetica, quasi, a dire: forse un giorno, quando la fatica sarà troppo dura, i nemici che oggi sono i fratelli che oggi si combattono, potranno riconoscersi di nuovo come fratelli, anche se le dice sulle diverse, e impugnare armi contro chi amare la sacco. E costruire una repubblica sociale. Il termine già di sociale non succede, si chiama di signore, quella evidente del 1949. Ed è interessante, così, profetica, perché poi ci sarà 3 anni dopo la rivoluzione rossa. Dire molto colpito questo articolo, un isole russo, scrittore che si chiama Lenin, pronto, che dice che è terribile di queste cose, non vengono a mettere i socialdemocratici, ma vengono a mettere giusto. E ho il sospetto che i toni di questo articolo abbiano contribuito a scrivere che si ritrovano nelle forme che tocca sia nel famoso articolo di Romano Rolland, o di Silvio Emilia, di Sovranistia, scritto con più intelligenza al sullo prosotto. Questo è il panorama, ma non ho più cessato perché le masse si sono fatte nazionalizzare. Il contorsionismo del Forza, il giornale sovranocario tedesco, che spiega come si scendono i crediti di guerra, è veramente impressionante, dal punto che ci sarà chi non crederà che sarà che queste decisioni sono facili. Questo è il tempo dove si vede il trauma. La profezia di questo oscuro, per me oscuro, l'autore della rivista di nuovo, in realtà si avverrà pochi mesi dopo con la famosa pace di Natale, la piccola pace, un grande momento di, mentre non la ricordiamo perché non eravamo con guerra, di grande di caratterizzazione con il nemico, odiato ovviamente questo fenomeno dei governi, di Stato Maggiore, eccetera. Represso, impedito, aumentando il fuoco di fuoco nella faccia di sì, ma una cosa è importante. Un esempio è scientifico importante. Però attenzione, è avvenuta anche, è stata facilitata dal fatto che c'è una comunanza culturale, perché si sono riconosciuti perché cantavano la stessa canzone di Natale, non riconoscevano il favore, ma lo stesso. Per cui riconoscersi il senso di questo passaggio, non dimentichiamo mai. Attenzione, ancora oggi ci sono delle forme di nazionalizzazione delle masse. È vero che emergono stati che giocano un ruolo di potenza regionale, sperano di giocarlo, però stanno svolgendo anche il suo ruolo di nazionalizzazione delle masse. Non dimentichiamo che i leader eletti democraticamente nel mondo, l'Europa e Nord America, il Giappone, a parte il sapore considerato che è un po' sbagliato dal punto di vista sociografico e culturale, potremmo riservarci del fronte delle sorprese dei mostriani. I leader europei e americani sono i leader che hanno meno consenso del mondo. I leader autoritari hanno più consenso, certo manipolato, quando mai potevano manipolare il consenso. Però è una cosa che dobbiamo fare attenzione. Perché la pesantezza delle ingerenze nostre, economiche, politiche, ma anche culturali, iniziano a essere accettate. La signora Zaino, di qualche settimana fa, ha pubblicato un'intervista con una delle ultime realtà indipendenti di analisi demografica russa, che si muove con grande difficoltà, perché considerata, è stata rispettata, se fuori dal rischio come agente esterino per dire camminare su uova, dove il presidente in questa situazione che ha un esempio, se si tempo possiamo spiegare, ma sono sicuramente al di sopra di sospetto, che ritiene già fuori la loro visione nel mondo, che ha preceduto la
riformato, ma dopo, con molti appunti, dice sì, il consenso su nei confronti della politica e della persona di Putin è aumentato, era già buono, ma è aumentato, ed è aumentato soprattutto nei due settori, nelle due fasce sociali che meno lo amavano, sia quello delle grandi città e quello dei giovani. Perché i processi di nazionalizzazione delle masse tramite l'uso della memoria, che non va confusa con la storia, funziona dall'altra parte, intendiamoci, non è il problema stesso. Però il fatto che si sia arrivati a mischiare la politica e la religione con interventi che vogliono fare sì che i governi entrino nella vita delle chiese, no, queste vicende di riferimento non hanno scusato le azioni precedenti sulla vicenda della chiesa ortodossa russa in Ucraina, che è stata posta sul controllo, diciamo, come la prima del 600 e del 700, queste cose un po' per noi particolari. La risoluzione della massa è una cosa che deve fare molta attenzione, anche perché quando poi si è creata nel 18 la pace di Versailles, è stato dopo il tempo, questa è una pace cartaginese, che ha scelto ogni rancore, ha accentuato la nazionalizzazione delle masse. L'impressione che dopo il 91 questo processo a Versailles si sia riprodotto. Noi abbiamo un centro di potere che è quello degli Stati Uniti, fortissimo, con tutte le sue implicazioni economiche, sociali, tensioni interne, tensioni private all'esterno, un grosso, un'area più ampia e influente che quella di Goldman Sachs, due grossi satelliti in giro intorno, l'Europa e il Giappone. Dopodiché, fuori riescono a governare solo con la forza, in lungo non senso. Stanno facendo tante realtà diverse, sono delle oligopoli, sicuramente sì, però sono delle realtà concrete, i cui leader, da Erdogan a Putin e CDP, godono di un consenso concreto. E su questo rimando a un libro che cioè, è stato tradotto anche in italiano, che è la sconfitta dell'Occidente di Emmanuel Todd, che spiega cinque anni cosa questi signori basano in un senso. Perché a differenza dell'Europa, dove 30 anni la massa delle persone va indietro socialmente ed economicamente, quindi meno male, in 20 anni hanno recuperato un senso. Questa è la base del consenso. Consenso poi manipolato. Però attenzione, questa è la complessità e la diversità che io vedo della situazione attuale. Non è una situazione uno contro uno, tre contro due. Il grande rischio è di perdere la funzione terra che tutti i conflitti hanno, i soggetti, certo pubblici, certo statuali, ma soprattutto quelli non statuali, i movimenti sociali, i sindacati, i partiti, una posizione di terzietà culturale che gli permetta di svolgere un'azione politica. La guerra è sicuramente la manifestazione più aspra dello scontro politico, ma rientra ogni guerra nella dimensione della politica. Non c'è patologica, ma dimensione della politica. La neutralità ci permette di agire criticamente sull'intero sistema che ha portato la guerra e anche qualche volta sul mondo stesso. Per poter fare questo dobbiamo sperare a fondo sulle motivazioni che portano a schierarsi i paesi neutrali delle persone, dei movimenti, perché sono storie legittime tutte, soprattutto in un paese come il nostro, spesso con forti radici culturali. Però dobbiamo trovare modo di approfondire queste cose, perché è l'unico modo per poter tornare a una forte autorevolezza, a una neutralità attiva, concreta, o per politicamente operante, non una semplice passiva, non chiamarsi fuori, si può chiamare dentro sul piano che non è quello militare. Grazie. Allora, io non commento ulteriormente, ne
nel senso che ho visto che poi Federica ha preso tantissimi appunti, quindi credo che abbia molto da dire. La presento semplicemente per ripassare la parola. Federica D'Alessio è giornalista e redattrice di Micromega, ha curato inchieste su fenomeni sociali e politici, in particolare legati ai movimenti delle donne, non solo, delle persone immigrate e in generale delle classi subalterne. Dirà delle cose, penso, un po' diverse, però riallacciandosi al quadro, anche al quadro storico, immagino, che ha fatto Stefano. Passo direttamente la parola a lei. Buongiorno, intanto grazie mille per avermi invitata. Questa è una università, io non sono un insegnante, non pretendo di insegnare proprio niente a nessuno, e perciò diciamo approfitto di questa occasione ringraziando appunto Marco Noyes e Marco Bersani che mi hanno invitata, soprattutto per lanciare una serie di suggestioni, di elementi di riflessione, in parte forse provocatori, ma in senso buono e positivo, non in senso polemico. E intanto non raccogliendo già le provocazioni che mi ha lanciato carinamente Stefano, perché in una conversazione telefonica che abbiamo avuto prima di arrivare qua, io gli avevo proprio detto che una delle questioni sulle quali mi sarebbe piaciuto ragionare era proprio perché non amo la geopolitica e perché considero assolutamente errato il paradigma geopolitico. E adesso Stefano mi sta provocando, cominciando a riflettere proprio sulla geopolitica, ma Stefano, non raccoglierò questa tua provocazione e comincerò un po' da un altro punto di vista per arrivarci magari poi dopo alla questione della geopolitica. Perché intanto appunto anche io ho iniziato a riflettere sul titolo di questa iniziativa, Il futuro nelle mani della guerra, punto di domanda. È un titolo pesante, è un titolo importante che porta con sé una divaricazione molto, molto netta, cioè ci mette di fronte a un bivio. Cosa ci rispondiamo? Perché se il futuro è nelle mani della guerra, ci rispondiamo quindi di sì, dal punto di vista nostro, cioè dal punto di vista di semplici persone, gente comune che non dispone di potere bellico, non c'è niente che possiamo fare. Abbiamo chiuso baracca, come diceva già Marco, rispetto a quello che è stato uno dei più grandi momenti, no, di contrarietà alla guerra espresso a livello globale più di 20 anni fa, il 15 febbraio 2003, in cui io c'ero, è stata anche una delle giornate più belle della mia vita. Abbiamo perso, siamo stati sconfitti, se la risposta alla domanda è che il futuro è nelle mani della guerra. In realtà, diciamo, affinché la risposta sia che il futuro non è nelle mani della guerra, dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo attivarci, dobbiamo cominciare a riflettere su questo. Appunto, io penso che la prima cosa da fare, ed è una grande esigenza che avverto personalmente, e penso però che inespressa sia un'esigenza collettiva, è proprio pensare, proprio riflettere. Riflettere è un'azione, non è una inazione. Dobbiamo provare a riflettere e innanzitutto riflettere chiedendoci da dove nascono le guerre. Che non è una domanda proprio così banale e non è neanche una domanda che ha un'unica risposta, chiaramente. Infatti già Stefano dava alcuni accenni di risposta, in particolare alle guerre moderne, da dove nascono le guerre moderne. Purtroppo però noi sappiamo che le guerre non nascono con la modernità. Le guerre sono sempre, in gran parte, diciamo, hanno sempre accompagnato la storia delle società umane. Per cui vi chiedo scusa, diciamo, in un certo senso, se approfitto di questo mio grande interesse per l'antropologia per cominciare un po' da lì. Perché la risposta da dove nascono le guerre, innanzitutto, secondo me, la troviamo nella dimensione antropologica e soprattutto, ancora prima, nella dimensione evolutiva della specie umana, nella bioevolutiva. Noi siamo esseri guerreschi, noi siamo una specie guerresca e non tutte le specie animali sono guerresche. Le specie mammifere guerresche sono poche,
gli esseri umani sono una di queste specie. La tendenza a fare la guerra, la risposta guerresca, diciamo così, ai problemi, fa parte della nostra evoluzione. Quindi, come dire, non possiamo pensare di cancellare la guerra dalla nostra natura. È un'illusione, non è neanche un'utopia, è proprio un'illusione, è qualcosa di impossibile. Questo vuol dire che dobbiamo provare a interrogarci sulla guerra in un altro modo. Noi perché facciamo la guerra? È una domanda, secondo me, molto interessante. Gli esseri umani uccidono perché non siamo evolutivamente in grado di capire che altri esseri umani sono il nostro simile. Cioè, gli esseri umani non si sono evoluti individuando nell'altro essere umano il simile. Gli esseri umani a lungo hanno individuato nell'altro essere umano un'altra specie animale, il diverso. Quindi ci siamo sviluppati avendo paura gli uni degli altri. È una cosa che trovate in tanti libri, diciamo, di biologia evolutiva, un collaboratore molto in gamba di Micromega, è Telmo Chievani, che si diciamo, occupa tantissimo di questo. Io vi consiglio proprio caldamente di provare a leggere qualcosa sulla biologia evolutiva, perché scopriamo delle cose di noi stessi abbastanza scioccanti, però cose che poi ritroviamo nella nostra vita. Perché io penso che in tanti casi il fatto di individuare nell'altro essere umano il diverso piuttosto che il simile sia presente nella nostra vita, nella nostra esistenza. Quindi se le guerre nascono da qui, se in qualche modo sono parte del nostro sviluppo evolutivo, vuol dire che noi uccidiamo il simile perché noi siamo in grado di farlo e siamo predisposti a farlo. Quindi non ha senso, per esempio, quello che secondo me all'epoca appunto dei grandi movimenti pacifisti diceva uno studioso che io stimo molto, ossia Marco Revelli, che dobbiamo fare della guerra un tabù. Non riusciamo a fare della guerra un tabù, proprio perché è profondamente parte della nostra natura. Quello che noi possiamo fare, però, quello che ha senso fare è, assumendo il fatto che siamo una specie guerresca, organizzare le nostre società in modo che questa tentazione, questo aspetto così parte di ciò che siamo, venga messo sotto controllo. Cioè, noi possiamo tenere sotto controllo le nostre tendenze a farci la guerra reciprocamente, non possiamo sperare di creare una società senza guerra, perché sarà sempre lì come qualcosa che dobbiamo tenere sotto controllo. La pace, quindi, che cos'è? Questa penso che sia una domanda veramente interessantissima. La pace non è la cancellazione della guerra delle nostre vite, non lo sarà mai. La pace può essere quel movimento che ci induce a tenere sempre sotto controllo la dimensione della guerra, a organizzare la società in modo che le spinte più aggressive, per così chiamarle, le spinte innanzitutto dominanti all'interno della società, vengano contenute, non vengano innescate, diciamo, dalla nostra capacità di organizzarci. L'articolo che Marco Bersani ha scritto per arrivare a questo appuntamento di oggi è molto interessante, perché dà una definizione, secondo me, molto molto corretta della società. Aspetta che me la sono scritta. Luogo dove le persone decidono come organizzare la vita comune. È vero, la società è questo, è il luogo in cui noi organizziamo la vita comune. La parola organizzazione è una parola fondamentale. A mio avviso, perciò, l'utopia, diciamo così, della pace non è dimenticarsi la guerra, non è gettare la guerra alle nostre spalle. L'utopia della pace, per come io la penso, è avere sempre presente, ricordarci sempre che siamo in grado di fare la guerra e quindi organizzarci sempre in modo che questa tendenza, questa tentazione e soprattutto chi di questa tentazione ha interesse ad avvalersi venga tenuto come minimo sotto controllo. Sembra, diciamo così, una lunga premessa, e lo è effettivamente, perché a mio avviso la domanda principale, quando partiamo appunto dal fatto che la guerra la possiamo impedire se organizziamo la società in maniera da impedirla, la domanda principale diventa:
chi organizza la società? Chi può organizzare la società in modo da impedire le guerre? Noi, io penso che siamo in una fase storica di totale, profonda, radicale crisi del chi. Noi non sappiamo chi siamo, non sappiamo chi siamo. Ed è pure questa una tendenza profondamente umana, in realtà, perché noi siamo una specie che allo stesso tempo tende a domandarsi chi sei e non ha idea di come rispondersi, non abbiamo una risposta precisa a questa domanda. Siamo una specie che si interroga continuamente su se stessa, ma che non afferra mai la risposta. A maggior ragione, però, la domanda diventa cruciale e dirimente, la domanda chi sei, perché il chi sei risponde a come poi possiamo organizzare la società. Questo, diciamo, elemento è estremamente scivoloso, però secondo me già lo rintracciavamo un po' nelle cose che diceva Stefano e anche in quelle che diceva Marco, cioè il chi sei nella società chiama in causa un concetto fondamentale estremamente scivoloso, estremamente pericoloso e a mio avviso anche in qualche misura strutturalmente violento, che è il concetto dell'identità. Alla base di una parte importantissima delle guerre, della storia della vicenda umana, ma anche di quelle contemporanee, c'è una questione identitaria. Non è l'unica questione, si somma, si sovrappone, contraddice rispetto alle questioni economiche, politiche, ma c'è fortemente una questione identitaria. Se avete presente i due conflitti, uno dei quali è stato già più volte nominato, quello in Russia e Ucraina, in Ucraina e in Russia, e a maggior ragione quello che sta succedendo in Palestina, che ieri la Mattei ha più volte richiamato, la dimensione identitaria penso che scatta immediatamente, nelle nostre menti come una questione dirimente. Abbiamo così tanto bisogno di affermare la dimensione identitaria come esseri umani, perché appunto, come cercavo di dire prima, noi non lo sappiamo chi siamo, noi non lo sappiamo, non abbiamo una risposta a questa domanda. Più non sappiamo chi siamo, più abbiamo bisogno di aggrapparci alla definizione di una identità. Siccome però siamo anche esseri guerreschi, non siamo in grado di non fare di questa identità un elemento di guerra, cioè un elemento di costante, tendenza alla sopraffazione reciproca. Questo vuol dire che la società, appunto, come luogo dove le persone decidono come organizzare la vita comune, risente tantissimo della dimensione identitaria e di questa difficoltà endemica a definire chi siamo, perché la difficoltà a capire in che rapporto siamo con le altre persone, gli uni con gli altri. Se noi ci facciamo caso, la nostra società è attraversata da tantissimi conflitti identitari in questo momento. Quelle che spesso vengono chiamate guerre culturali, di cui avete senz'altro sentito spesso parlare, non sono guerre combattute fortunatamente, perché se non in casi molto, molto eccezionali, con le armi e con la violenza fisica. Però sono guerre, sono combattute con le armi della lingua, per esempio. Da un punto di vista verbale e ideologico, le guerre che attraversano, per esempio, la dimensione razziale, la dimensione etnica nelle nostre società, sono vere e proprie guerre. Io penso che il razzismo istituzionale portato avanti da tanti nostri governi, non solo di destra, in tutta sincerità, non solo di destra, nei confronti degli immigrati in questo paese e in Europa, neanche a dirlo, sia espressione di una guerra, che tra l'altro fa anche morti, perché quelli che muoiono nel mare Mediterraneo sono i morti di questa guerra, quindi non è vero che poi non c'è un legame con la violenza fisica, c'è sempre anche un legame con la violenza fisica, ma potremmo ragionare anche su moltissimi altri aspetti delle guerre ideologiche e culturali. Dovunque c'è un segno di divisione identitaria, si aggira lì lo spettro della guerra, da tutti i punti di vista, che comincia con l'odio, e l'odio può diventare poi fautore di violenza a qualsiasi livello. Quindi ecco, la questione identitaria io la trovo dirimente.
perché appunto noi abbiamo bisogno di organizzare i nostri rapporti sociali e i nostri rapporti sociali li organizziamo anche sulla base di questo. Ogni luogo di vita che noi diciamo, abitiamo è attraversato da questi elementi che abbiamo organizzato finora purtroppo secondo diciamo, divisioni profondamente gerarchiche, divisioni di dominazione. La divisione di dominazione per eccellenza appunto è quella diciamo così, dei bianchi e neri da un punto di vista dell'identità, ma non solo, ne abbiamo tantissime, diciamo, tantissimi esempi. La divisione di dominazione per eccellenza in Palestina è quella dell'apartheid di Stato di Israele nei confronti del popolo palestinese, per esempio. La guerra quindi eleva a sistema questa dicotomia tra l'amico e il nemico sulla base dell'identità e quindi rende impossibile organizzare la vita comune secondo altri criteri, perché ci potrebbero essere benissimo altri criteri per organizzare la vita comune rispetto a quelli identitari. Per esempio, io sono in una società in cui uno dei criteri fondamentali è il criterio di organizzazione della vita comune sulla base delle esigenze di ciascuna età. Perché secondo me se c'è un modo, diciamo così, per vivere bene in società è fare riferimento alle esigenze dei bambini in primo luogo, degli anziani in secondo luogo, delle donne in terzo luogo e dei maschi adulti, non me ne vogliate, in ultimo luogo. E invece noi viviamo una società in cui paradossalmente i maschi adulti sono i primi, diciamo, dei quali ci si occupa, i primi che hanno diritto di parola, azione, potere e quant'altro. I bambini vengono proprio per ultimi nelle nostre società, insieme con gli anziani che sono crescentemente marginati e marginalizzati. Adesso, questi sono aspetti di identità? No, perché l'età della vita attraversano il cambiamento delle persone. Noi siamo stati tutti bambini, ci si auga che diventeremo tutti anziani. Non è una questione identitaria, sono appunto le fasi della nostra vita. Per fare solo un esempio, la questione è chi organizza la società e in funzione di chi e di che cosa. Qua, con un salto quantico, niente male, vorrei venire alla geopolitica, perché la geopolitica secondo me è una risposta sbagliata a questa domanda, perché la logica geopolitica, il paradigma geopolitico, organizza questa famosa società e vita in comune sulla base del soggetto Stato. È il soggetto Stato il soggetto padrone della geopolitica. È una questione fra stati e io trovo estremamente indicativo della profonda impotenza e sconfitta dei movimenti pacifisti in questa epoca il fatto di aver assunto nel proprio ragionamento il soggetto Stato. Quando io sento fare discorsi sulla guerra russo-ucraina dal punto di vista di Putin o dal punto di vista anche della NATO, personalmente io non mi identifico in questi discorsi, non mi ci riconosco. Io, Federica, non sono nella NATO, tantomeno sono Putin, non sono nessuno di loro. Io sono una persona che si identifica in altre persone, esattamente come me, che in questo momento si trovano a vivere in Ucraina, in Russia, in Palestina, più che mai, in tutti i luoghi in cui interviene un altro soggetto, un altro chi, che sono appunto gli stati e le classi dominanti che vogliono organizzare la vita attraverso la guerra e quindi decidere della vita e della morte delle persone. Questa è una grandissima lezione di quella stessa storia di cui parlava Stefano Risso, cioè la storia dei primi del Novecento, la storia del movimento internazionalista, socialista, rivoluzionario, la storia di una maestra di tutti, penso e spero, e certamente mia, che era Rosa Luxemburg, che ammoniva all'inizio della, diciamo, nel bori della prima guerra mondiale, proprio la socialdemocrazia, che Stefano ricordava, approvare i crediti di guerra e aggregarsi allo spirito bellicoso della prima guerra mondiale, esattamente perché diceva in questo modo il soggetto nazione, lo sionismo, prevarrà sulla solidarietà internazionalista tra gli operai. E quella è stata la grande profeta di quell'epoca, perché diceva una cosa che poi si è verificata perfettamente, come ricordava lo stesso Stefano. Allo stesso tempo Rosa Luxemburg era quella che
ammoniva pure Lenin all'indomani della rivoluzione bolscevica dal fatto di essere così, diciamo, trasportato verso il riconoscimento dell'identità nazionale ucraina. Rosa Luxemburg non era d'accordo con Lenin su questo, proprio per lo stesso identico motivo, perché diceva il nostro soggetto, ve lo traduco con le mie parole, lei non usava queste parole, ma il nostro soggetto di riferimento è la classe operaia, non sono le nazioni. Le nazioni dividono la classe operaia. E quindi, se noi assumiamo come soggetto gli stati e assumiamo come soggetto le nazioni, che degli stati sono, tra virgolette, la massa di manovra, non costruiremo fra noi nessuna solidarietà e tantomeno nessuna rivoluzione. Secondo me questa lezione ancora oggi è estremamente importante ed estremamente interessante, perché noi stessi siamo lacerati da una divisione, su quella che lì sono d'accordo con Stefano, diciamo, dipende da questa grande, immensa opera di nazionalizzazione delle masse, che è una divisione imposta dall'alto, imposta in mille modi, con una grande violenza, ma anche subdolamente attraverso l'ideologia, attraverso la propaganda, attraverso la dimensione culturale. Io sono stata a Venezia negli ultimi giorni alla mostra del cinema, ho avuto il privilegio di seguire la mostra del cinema di Venezia, e ho visto questi due film italiani in concorso, uno dei quali è già al Cinefesto, Campo di Battaglia di Gianni Amelio, e c'è un altro film italiano che è stato in concorso molto bello, si chiama Vermiglio, di una regista trentina che si chiama Maura Del Pero, e sarà a breve pure quello nelle sale, tutti e due a settembre. Vi consiglio di andare a vedere tutti e due, perché curiosamente parlano tutti e due della stessa cosa, cioè di quel momento della storia, che ne sono stati due, la prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale, in cui, mettiamola così, a fare l'Italia furono i soldati, cioè furono i soldati che nella prima guerra mondiale non parlavano tra loro neanche la stessa lingua, perché ciascuno parlava il suo dialetto. Gianni Amelio questa cosa la fa vedere in maniera molto interessante, però sono loro che si capivano tra loro e solo tra loro, perché avevano vissuto quell'esperienza così traumatica, a fare veramente l'Italia, costretti ad andare a combattere nel nome della nazione. È vero, alcuni di loro, come diceva Stefano, convinti di questo, ma molti poi dopo, di fronte al trauma, immediatamente, diciamo così, scioccati, sono stati loro a fare l'Italia, che diciamo si è potuta in qualche modo costituire come nazione attraverso il loro sangue e attraverso il trauma di quelli che sono tornati poi dopo a casa, dei sopravvissuti. Cioè, la nazione è sempre forgiata in qualche modo nel sangue. La dimensione identitaria e quella della guerra sono profondamente legate l'una all'altra. Allo stesso tempo ci sono situazioni nelle quali l'identità, la difesa della propria identità, coincide con la resistenza. Per il popolo palestinese non c'è una differenza. Rinunciare all'essere palestinese significa rinunciare alla propria vita, non è possibile, diciamo così, cedere questo aspetto della propria identità senza allo stesso tempo accettare di farsi schiavi, sottomessi e farsi sterminare da Israele. Ci sono dei casi in cui difendere la dimensione identitaria significa in qualche modo difendere la propria stessa esistenza. Il caso dell'Ucraina è una domanda aperta. Le persone in Ucraina hanno partecipato alla resistenza non necessariamente perché volevano in qualche modo issare la bandiera ucraina contro quella russa, ma in primo luogo perché avevano molto banalmente e molto materialmente subito un'invasione militare. Quindi si trattava di difendere la propria stessa vita, le proprie case, la propria quotidianità, che è stata devastata dalla guerra, anche laddove in quelle, diciamo, regioni del Donbass in cui nessuno si sente particolarmente ucraino, nessuno si sente, diciamo così, neanche troppo russo, c'è una definizione di mezzo. A un certo punto, se arriva la guerra, la discriminante è la vita, è la sopravvivenza, non è più l'identità. In Donbass si sentono, se vogliamo metterla su questo piano, storicamente più russi che ucraini. Dopodiché, quando Putin è invaso, tutti hanno pensato a difendere la propria vita. Non c'è stata gente che si è consegnata all'esercito russo e ha detto: combatto per voi perché io sono russo. Non c'è stato questo.
perché ha subito un'invasione militare. Quindi la dimensione identitaria viene sempre dopo la difesa della vita, a volte però si accompagna a questa. E quindi noi non possiamo neanche dire dobbiamo cancellare il concetto di identità, dobbiamo demonizzare il concetto di identità. Non penso che abbia nessun senso ragionare in questi termini, allo stesso tempo abbiamo bisogno di tenerlo molto presente, tenerne presente i pericoli, tenere presente la, diciamo così, la fortissima relazione che ha con la tendenza guerresca di cui parlavo prima, e provare a, diciamo così, rifiutare quelle sì, tutte quelle identità che immediatamente diciamo, possiamo capire come posticce, come completamente calate dall'alto. Esistono alcune identità che sono completamente calate dall'alto. Già lo diceva Stefano, Occidente non vuol dire niente da un punto di vista della nostra vita. Siamo occidentali, che vuol dire occidentale? Tutto giapponese è occidentale, cioè un riferimento come quello occidentale tiene insieme talmente tante cose, talmente diverse e completamente slegate l'una dall'altra, che in realtà l'unica cosa che riesce bene a definire è una relazione di dominio e sopruso nei confronti del resto del mondo. Allora, quella per esempio l'identità che noi possiamo molto serenamente, io penso, completamente rifiutare, perché è un'identità calata dall'alto. Allo stesso tempo, appunto, chiederci cosa e come, diciamo, approcciarci alla famosa questione, al famoso dilemma di chi sono gli amici e di chi sono i nemici. Il movimento, diciamo così, che continuiamo a chiamare sinistra, questa è una risposta ce l'ha fornita, perché la sinistra esiste perché esistono le classi dominanti e le classi dominate, perché esistono, diciamo così, i padroni ed esistono i lavoratori, cioè esiste una divisione che non ha a che fare con la dimensione identitaria, territoriale, nazionale o appunto etnica e razziale, ma ha a che fare con le posizioni sociali in relazione al potere. Allora, quello è un altro tipo di divisione, e come dice Stefano, quella divisione porta tanto, adesso ci dà Marco, voglio dire, porta tanto alle guerre. Io penso che voi conosciate tutti quel pensatore che io amo profondamente, che si chiama Marco Teramo, e il suo lavoro sulla categoria dominio, sulla quale ha scritto un libro estremamente interessante, in cui dimostra, diciamo, con grande capacità che la guerra di classe esiste e, diciamo, la guerra di classe tuttora la stanno combattendo i dominanti nei confronti dei dominati, perché noi siamo in guerra, solo che non siamo in guerra come Occidente, siamo in guerra come lavoratori, come donne, diciamo, gente comune, come persone senza potere che stanno subendo la guerra di chi il potere invece lo detiene e vuole continuare a detenerne sempre di più. Allora, su quella linea noi possiamo ragionare in un altro senso su cos'è la guerra. La guerra di classe l'hanno combattuta nei nostri confronti, noi l'abbiamo persa. Per adesso noi l'abbiamo persa, la possiamo tornare a combattere, appunto, riprendendo quelle categorie di conflitto che sono effettivamente fondamentali. Io penso che, per concludere, la questione sia non per, cioè, chiedersi veramente bene, in profondità, qual è il contrapposto della guerra. Io non penso che sia pace, francamente, penso che sia rivoluzione, possibilmente, lotta, possibilmente, penso che sia politica. La famosa frase di von Clausewitz, la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi, per me è una frase, diciamo così, che dichiara tutto il potere delle classi dominanti nei confronti delle classi dominate. Noi, classi dominate, ci dobbiamo riappropriare della politica. In questi 30 anni la guerra di classe ha significato la morte della politica. Quando Fukuyama diceva è la fine della storia, significava proprio è la fine del conflitto e quindi è la fine della politica, che è il mezzo più pacifico che abbiamo a disposizione per continuare a combattere questo conflitto. Altra parola che può contrapporsi alla parola guerra e che ha a che fare con tutto quello che ho già detto è la parola democrazia.
appunto Stefano diceva, scusa Marco, Marco diceva, io diciamo, parlo di ex democrazia, è vero, cioè cercando di ragionare sulla fase che viviamo, ho utilizzato questa espressione in alcuni scritti di ex democrazia, perché noi viviamo una fase di ritorno all'autoritarismo molto seria, della quale ci dobbiamo preoccupare molto, perché la democrazia è uno strumento appunto delle classi dominate, l'elite liberale, liberista, neoliberista, chiamiamola come ci va, si sta cercando proprio di disfare della democrazia, perché per loro adesso è un peso, perché attraverso la politica democratica noi riusciamo in qualche modo a esercitare il conflitto e quindi a cambiare il modo di organizzazione sociale, a essere una società. Se rinunciamo alla politica, rinunciamo alla democrazia, rinunciamo a essere una società, quindi rinunciamo a organizzare la vita comune, ne consegue che la guerra torna a dilagare, e torna a dilagare nella vita diffusa, non soltanto sui fronti di guerra. Io penso che un caso di cronaca come quello di questa, che è avvenuto tra l'altro non troppo lontano da qua, come quello della donna che è passata dal suo SUV 3 volte sopra il corpo di questo ladro, che poverino, no? Non così sa se è vero che l'aveva minacciata con un coltello, perché questo coltello non si è trovato nessuna, diciamo, prova reale. Purtroppo, secondo me, quella vicenda, per come è avvenuta, per chi l'ha, diciamo così, ne è stato protagonista, è un'espressione della guerra, del ritorno alla barbarie, come quella diffusa, che rimanda a quello che cercavo di dire all'inizio. Grazie mille. Bene, direi che di carne al fuoco ce ne sia tanta. Quanto tempo abbiamo ancora, Marco? Fino alle 12:30. Domande? Sono stati 2 interventi? Grazie dell'accento sulla identità come focolaio che diciamo, provoca le guerre, però è solo una dimensione, dimensione economica, di forza, capacità in armi, beh, sono dimensioni che non si possono escludere. Poi vorrei fare un accenno su quanto riguarda Israele e Palestina. Ci siamo dimenticati che in Israele, con il passaporto israeliano, ci sono 2 milioni di palestinesi. Stanno in Israele, pagano le tasse israeliane e purtroppo sono costretti anche a fornire le proprie risorse, il proprio lavoro, per comprare le armi contro gli altri palestinesi. Quindi la questione identitaria non è così fondamentale. Ci sono altre ragioni. Io mi chiedo, Israele è stato fondato surrettiziamente dalle potenze che hanno vinto la guerra, la seconda guerra mondiale, però dove? In un posto strategico, dove c'è il petrolio e dove c'è il canale di Suez, che è uno dei canali più importanti del commercio mondiale. Forse sono, bisogna tenere conto anche di queste cose. E poi Israele può fare quello che fa, perché l'Occidente fornisce le armi, 60% le fornisce gli Stati Uniti, 30% la Germania, 0,9% l'Italia, più la Gran Bretagna, più la Francia. Se non avesse questo rapporto, i 7 milioni di ebrei israeliani potrebbero fare quello che fanno? Non credo. Grazie. Posso rispondere subito? Sì. No, nel senso che è chiaro, io l'ho detto, cioè la dimensione identitaria è una, non è l'unica, però io non sono un economista, non mi interesso di questo, ne avete parlato già ieri in maniera diciamo esaustiva delle ragioni economiche, diciamo così, che anche hanno un grande legame con le guerre, per cui appunto proprio perché ce ne sono tante di dimensioni, questa è quella su cui io voglio focalizzarmi adesso, perché io tra l'altro appunto penso che sì, la dimensione economica
è interessante e importante se appunto ragioniamo in termini di geopolitica, cioè da un punto di vista analitico è fondamentale, però anche ci lascia completamente impotenti, diciamo, focalizzare tutto sulla dimensione economica, perché è una dimensione sulla quale, se non come lavoratori, perché lo siamo tuttora, allora lì sì, come lavoratori noi possiamo incidere sulla dimensione economica, ovviamente non possiamo né come stati né come padroni, a meno che non ci sia qualche padrone qua in mezzo, ma non credo proprio, cioè, quindi voglio dire, se ragioniamo da quel punto di vista, allora per esempio secondo me sarebbe il caso di tornare a fare cosa che alcuni stanno tuttora facendo, ma diciamo così, viene poco valorizzato questo elemento, cioè scioperare contro la guerra, fare in modo di bloccare tutto quello che si può bloccare, perché come lavoratori abbiamo il potere di questo, oltre ovviamente a boicottaggi, disinvestimenti e tutte queste strategie. Invece sulla questione identitaria, diciamo, all'interno di Israele, appunto, cioè è una dimensione complessa, non è schematica, sicuramente ci sono 2 milioni, come dicevi, di arabi israeliani dentro Israele, che hanno il passaporto israeliano, però sono comunque cittadini di serie B da tantissimi punti di vista, sono cittadini che storicamente si sono ritrovati come cittadini di Israele, hanno scelto anche di essere e rimanere cittadini di Israele per una serie di ragioni. Questo non vuol dire che siano, diciamo, allo stesso livello dei cittadini ebrei. Israele è la Costituzione, lo Stato degli ebrei. Cioè, è già proprio costituzionalmente sancita una differenza di tipo identitario. Ma questo, voglio dire, vale anche per i cittadini di qualsiasi religione essi siano, che arrivano in Europa e si ritrovano in società dove sono una minoranza. Molti l'hanno scelto di essere cittadini, per esempio, italiani. Non vuol dire che siano cittadini di serie A, rimangono comunque cittadini di serie B, pure se l'hanno scelto, hanno scelto di destinare le loro tasse allo Stato italiano, eccetera, eccetera. Cioè, la dimensione identitaria ovviamente non è schematica, però pesa, appunto, parliamo di uno Stato in cui la Costituzione viene sancita che c'è un'identità superiore alle altre, non possiamo non riflettere su che cosa voglia dire questo, a mio avviso. Altri interventi? Volevo introdurre un problema di sistema, perché vabbè, abbiamo tutti grosse difficoltà a dare un'interpretazione complessiva, completa, rispetto sempre a quello che sta succedendo, no? Soprattutto nel just in time, no? Perché poi costruiamo sempre con grande ritardo, soprattutto quelle che sono le dinamiche concernenti la guerra e la pace. E in questo caso, vero, mi è piaciuta la dicotomia tra geopolitica e antropologia, per buttare un po' deciso per capirci. Tanto Fermo Piovani l'ho visto anche in seminario, ho apprezzato profondamente anche il suo approccio, ma alla fine si è costretto a capirci qualcosa, a sodomizzarsi con i vari messi eccetera, perché devi tirare fuori degli articoli che adesso vengono tutti definiti geopolitici, ma comunque io sono d'accordo con Animal Extreme quando è estremamente polemico nei confronti della geopolitica, ho scritto delle cose dubbissime, io sono perfettamente d'accordo, però dal punto di vista metodologico siamo costretti ad avvertarci a determinate fonti, anche se sono persone che poi oggettivamente, se marxista, ti rendi conto che stanno facendo un lavoro particolarmente importante. Allora quello che dico io è che abbiamo bisogno di approcci integrati, eterodossi, quindi la dimensione economica accoppiata a quella della geopolitica, ma anche la dimensione antropologica. Hanno tutti e tre un grande peso. Il problema vero è qual è, cioè adesso politicamente parlando non c'è un cane in Parlamento che sia capace di fare un'analisi integrata di questo tipo, ad esempio. Allora, quale può essere la struttura, lo strumento che ci diamo per far sì che siamo sul pezzo in tutti e tre i versanti? Per un istante che anche a me, in versante geopolitico,
piace pochissimo come interpretazione. Magari visto che c'è anche se sono magari facciamo parlare sia uno che l'altro relatore in modo tale che se Stefano ha qualcosa da dire in proposito. Sentiamo. Attenzione al concetto di identità, perché soprattutto alcuni concetti di identità a livello quasi antropologico della guerra e ai sensi di sottolineatura sullo scorso di Stato. L'identità è qualcosa che comunque esiste di fatto, in molte realtà, bisogna prendere, cioè qui molti realtà ci sono. Non che qualcuno sa, che qualcuno non sa, serio. Il problema è che negli ultimi 30 anni è stata un po' vista come una identità generale, penso appunto alla, a certi articoli, certi libri degli anni 90, che tende a diventare, abbiamo superato che siamo diventati tutti dei soggetti astratti, che era come vedere, sono diventati tutti dei soggetti occidentali. Dove il messismo per incidentare come fosse stato detto di un'identità calata dall'acqua, per dire giapponese e occidentale. Vedremo fino a quando già questa definizione di città è giapponese. Sull'aspetto antropologico, dico attenzione perché mi pare scorgere però, che è stato giustamente sottolineato anche dall'ultima domanda, è un elemento molto utile, molto interessante, perché si vuole di poter vedere della inevitabilità del conflitto. Ma è pericoloso perché perché se qualche volta inevitabilmente ci si trova costretti a scegliere una parte, e c'è la seconda guerra mondiale per un esempio che si può avere divisivo, credo che fare così che non ci sia nessuno che abbia considerato la vittoria dall'altra parte e non avrebbe considerato il peggiore del male. Il rischio però a quel punto è di dire che il conflitto è antropologico. Il rischio di dire che i tedeschi sono animali diversi, perché è stato detto per questa cosa qua. Se noi ovviamente a livello antropologico della questione antropologica quando dobbiamo scegliere, qualche volta capita. È vero che noi non siamo lo Stato, noi siamo il diritto sociale, è vero che lo Stato, come direi, aggiunge lo Stato moderno, quello westfaliano, bisogna dire quello che si tratta di 600, tende a diventare obsoleto mentre permangono le grandi realtà. Le vite imperiali che non spiegano, imperiali che non spiegano il tiro per sé, possono avere le grandi potenze di guardare. Quello che soltanto ci siamo, io sono, come credo la gran maggioranza dei presenti, cittadini italiani che pagano le tasse, cioè che le mie tasse servono alla guerra, servono a parlare una parte contro l'altra. Con armi che hanno anche dei problemi, nel senso non sono di tutte, cioè nessuno ciclicamente vende le armi, non ha mai dato fastidio a nessuno, neanche Pio riceveva chi sono io che può parlare. Regalare armi è un atto di uscita molto forte. Iniziamo a giocare col fuoco, perché quando si usano armi come gli intensivi sul territorio o nelle possibilità di ottenere una potenza nucleare, nessuno ha mai saputo del successo perché è la prima volta. Stiamo entrando nella terra con io pago le tasse, ho subito la guerra, ho subito un'altra arma che è stata molto pesante, che sono state le sanzioni che hanno sconquassato l'economia, soprattutto europea, che per la prima volta dopo 40 anni avevo più grandi manifestazioni del Cina. Per cui è vero che affidarsi esclusivamente al concetto di Stato è sbagliato, ma attenzione a non eludere, c'è una responsabilità che noi cittadini abbiamo nei confronti di come lo Stato implica le risorse e le potenzialità economiche con il nostro lavoro.
comunque si deve confrontare, lei, anche se è un'opera di cambio, non è quella di 2 settimane fa, ma è un piccolo umanitario, e attenzione ai concetti di identità, l'identità esistono dappertutto, non dobbiamo mai pensare che l'identità di lui sia una roccia che venga in conseguenza smontata, fosse stato un colpito del cosiddetto occidente degli 30-40 anni. E soprattutto siamo molto consapevoli dell'animale antropologico, quasi siamo noi, perché è aggressivo, cioè dei primati che sono in cammino a un certo punto. Ma attenzione a non vederlo come un bimbo, come prevalente della guerra. Su una cosa di sento su Clausewitz, è vero che Clausewitz esprime le classi dominanti, perché poi ha donato da essi che vanno scritto subito. Ma quando dice la preguerra, la politica della protezione, la politica, ma altrimenti lo fa al termine di un discorso che non separa politica e guerra e le inserisce entrambe in un quadro, e la questione di un'altra, in un quadro di razionalità. Per cui io credo che il contrario di pace, di guerra sia pace, e sia la pace in tutto il suo corpo. Quella della pace tra i popoli, noi non ci rendiamo conto di cos'è che è significato per noi europei, dopo essere tagliati la gola, andare in vacanza e essere buoni amici dei francesi, dei tedeschi, cosa simile. Cosa che è difficile per capire più in fondo a chi è nato fuori dal continente europeo, agli stessi amici, perché non si sono tagliati la gola. Mi sembra che c'è tanto, la pace per pochi conta, ma conta anche la pace nella sua espressione politica, non dimentichiamo la diplomazia. Se in quella realtà non il suo uso questa parola, lo usa poco poco. La diplomazia è un ruolo molto molto importante. Nel 5 libri che avevo letti, che sono le nuove diplomatiche francesi che sono 40 anni al che non sei di Arnaud, mi pare si chiama Polanco, che ha appena studiato questa guerra. Ancora ok, come ok, facciamo così, raccogliamo un po' di domande e poi facciamo una risposta complessiva, perché a Stefano. Siccome hai usato un'espressione molto importante, il controllo della guerra non è la pace, e l'hai ripetuta, e l'hai declinato questa pace in un altro modo, con democrazia per esempio, mi ha fatto tornare in mente una espressione che utilizzava Freud. Io non sono psicanalista, ma mi diverto a leggere cose su guerra e pace, no? Perché la guerra, perché era il titolo di un piccolo lavoretto con cui Freud e Einstein si erano confrontati proprio prima della Prima Guerra Mondiale e tra le due guerre mondiali.
Freud diceva proprio una cosa che si assomiglia a quello che dici tu, e cioè che le guerre possono essere superate e sono state accantonate per periodi storici ben precisi attraverso l'evoluzione civile. Ma lui si definiva sempre pacifista. E il rischio di questa tua, diciamo, utilizzo di questa antinomia, cioè il contrario della guerra non è la pace, il rischio, vedo io, è proprio quello di accantonare il discorso sulla pace, che però, quando lo spieghi meglio, si comprende, cioè io direi invece che il contrario della guerra è la pace, e che la pace può essere declinata nei modi in cui tu hai detto, compreso quello che diceva Freud, cioè è il frutto dell'evoluzione civile. E anche Freud faceva questo ragionamento, diciamo, non dal punto di vista antropologico, ovviamente, però spiegava che le pulsioni violente sono innate, ma il superamento di queste pulsioni violente è proprio il lavoro sulla persona che il progresso civile, i processi di civilizzazione hanno attuato. E quindi volevo, diciamo, riportarti su questo tema. Invece a Stefano, sei in collegamento, sì. Volevo chiedergli se spiega meglio questo discorso molto interessante che lui fa, che io condivido, che è quello sulla neutralità, intesa come stare dalla parte dei popoli, non stare dalla parte degli eserciti, non stare dalla parte di Putin o Zelensky, non stare dalla parte della Russia o della NATO, dei BRICS o dell'Occidente. Però ecco, se lo spiegavo un po' meglio questo atteggiamento di neutralità, che non significa però stare a guardare, significa non farsi coinvolgere nel conflitto tra le parti, entrare in un atteggiamento di tifo, quando invece la questione è molto più complessa. Un'ultima cosa collegata a quella dell'identità, che diceva lei, allora consiglio a tutti di leggere Sen, che ha scritto Identità e violenza. Però aggiunge molte cose, lui da economista. Era Maria Francesca. Sì, c'erano altre domande. C'era Maria Francesca. Ho perso il filo. Ci fosse. Ah, tu posso? Sì, sì. Io vorrei chiedere ai due relatori se dal punto di vista delle motivazioni economiche, o dal punto di vista delle motivazioni identitarie, che penso sussistano entrambe, anche se penso sinceramente che quelle economico-politiche siano prevalenti, però non nego che siano importanti quelle identitarie. Se in ogni caso, rispetto a queste motivazioni della guerra, in riferimento alle guerre attuali, e in particolare a quella russo-ucraina o Russia-NATO, se volete, e l'altra Palestina-Israele, oppure Israele che cerca di distruggere la Palestina, esistono spazi per soluzioni diplomatiche. Cioè, nel senso che io approvo molto l'intervento che, per esempio, Paolo Francesco fa rispetto alla soluzione di queste due guerre, però non capisco se ci sono gli spazi per soluzioni diplomatiche tenendo presente le motivazioni che voi dicevate. Ciao, grazie a entrambi. Scusalo Stefano, non lo sollecito perché sono arrivato in ritardo sul suo intervento. Però invece sul tema dell'identità io avevo una domanda che è un po' sulla, diciamo, past consequence, cioè poi come la facciamo questa pace e rivoluzione. Nel senso, siamo d'accordo
che la guerra la fanno i governi e non la fanno i popoli. Però questo significa che dobbiamo completamente trascurare il tema dell'identità come qualcosa che appunto non ci serve per la pace, per la rivoluzione, oppure se deve essere un tema che deve restare un po' per interrogarci sui nostri privilegi, nel senso che io credo che per essere davvero alleati dei popoli oppressi, delle classi oppresse, non possiamo che farlo se non appunto in da un'ottica anche identitaria, almeno di prendere atto di identità più o meno privilegiate di cui facciamo parte. No, Tino, non Tino. Ho chiesto la parola, però già che Tino, ci sono... Tino. Come? Ah, già che ci sono, questa discussione mi ha fatto venire in mente alcune cose. Ah, vabbè, ma... Sì, grazie. Sul fatto che le guerre appunto le fanno gli stati, e gli stati da cosa nascono? Nascono, la tabella della Felice, però vorrei ricordarmi, mi viene in mente un mito sumerico delle origini, proprio un mito che risale al 3000 avanti Cristo. Quando l'umanità non esisteva ancora, c'erano solo gli dèi, circa 300. Questi dèi avevano creato degli dèi minori perché lavorassero per loro. E questi dèi scavavano i canali, procuravano il cibo, coltivavano, eccetera. A un certo punto si ribellano, vogliono essere liberati dal gioco del lavoro. Proprio l'espressione è questa, liberati dal gioco del lavoro, letteralmente. Però ogni tanto c'è poi un altro mito, e vengono liberati, come vengono liberati? Gli dèi creano gli uomini che hanno il compito di liberare gli dèi minori dal gioco del lavoro e di nutrire con il loro lavoro gli dèi. C'è poi un altro mito che si chiama Atrahasis, che vuol dire il grande saggio, che è posteriore, che descrive la lotta degli dèi inferiori che si sono proprio ribellati, hanno scioperato, si sono organizzati, costringendo gli dèi maggiori a liberarli. Ecco, questo mito, così semplice, così chiaro, illustra benissimo qual è cos'è lo Stato. Lo Stato è l'organizzazione di quelli che costringono gli altri a sottomettersi al gioco del lavoro. È una verità elementare, che però non sempre viene riconosciuta come tale. Questo accomuna tutti gli stati di tutta la storia umana. La storia umana, la civiltà, nasce da questo. E lo Stato ha un duplice compito: organizzare il dominio su quelli che devono essere sottoposti al gioco del lavoro e nello stesso tempo unire ciò che se no sarebbe diviso, perché la società è divisa e il compito dello Stato è quello di, in qualche modo, di ridare unità, perché se no la società si disgregherebbe in questa contrapposizione. Ecco. Va bene, voglio dire, concludo dicendo che sono molto d'accordo sul fatto che l'alternativa alla guerra è la rivoluzione. Io penso che però la rivoluzione dovrebbe essere una rivoluzione pacifica, e il modo per fare la rivoluzione pacifica lo vedo in una democrazia partecipativa. Adesso non mi soffermo su questo perché per tante ragioni. Abbiamo cominciato con Stefano prima
e sul giro delle domande, se non ce ne sono altre, faccio rispondere prima Stefano, anche perché la connessione va e viene, e poi dopo passo la parola a Federica. Aspetta, aspetta, Stefano, ti metto in viva voce. Adesso va bene? Allora, isolo pesante, adesso dovrei essere solo io, che c'è un po' pericolissimo alla rivoluzione, solo non vedo le condizioni di una rivoluzione, almeno qua, da queste parti, in questo momento. Dico dopo che si siano tributi le rivoluzioni in atto e che non sono certo per garantire la pace, tanto per la guerra. Una è la rivoluzione oligarchica che sta prendendo il potere sempre di più di Turchia contro la massa popolare, questo fa prima. Dico la rivoluzione perché la seconda è un processo economico che già e non reale. La seconda è una rivoluzione dal basso, per il corpo particolare, che inizia una rivoluzione socialista, si guardando una rivoluzione nazionale socialista. C'è fortemente identitarie, fortemente conservatrice, fortemente reazionarie, e più non sottovalutiamo, non facciamoci ingannare dagli occhioni azzurri dell'onorevole Meloni, è veramente pericolosa questo è il discorso. Tornando alla domanda sulla neutralità, la neutralità è una parola che coincide molte cose, che ho mandato parlare di definizione che ha dato un socialista rivoluzionario, ma interventista, che ha definito una postura Cascati, molto brutale, ma è entrato in palla, di quel messico. La neutralità può essere la neutralità di uno Stato, particolarmente con la Svizzera, quindi la neutralità è così storica deve essere parte costitutiva della materialità dell'ordinamento giuridico internazionale. Perché si sa che ci si può andare a provare, discutere, a parlare, la sua rete di domande sapeva molte cose. La neutralità è degli stati che possono esigere la suppressione delle forze politiche interne e anche degli esseri umani dal basso, sì, certo, non possono essere totalmente sconnesse, sarebbe un assurdo, però poi ci stiamo fatto che spesso si è diverso un grande successo delle società civili. In Mozambico la guerra civile di 30 anni è stata posta ferma, felicemente, portando una tregua alle libere elezioni, no, questo è il momento della preoccupazione, poi dopo che Mozambico non è stato investito, ma come si sta facendo? Perché un pezzo di società civile sono riusciti a mettere insieme tutto il collegamento, credo che abbia preso il premio Nobel per la pace alcuni interessanticidio. Per questo motivo. Non dimentichiamo, anche i soggetti di base possono essere soggetti della politica internazionale. Quando siamo scesi in piazza del 22, nella guerra del 22, certo c'era lo spirito di là, ma sapevamo che era in accorazione diplomatica. La fiamma, tutti le girarci intorno, siamo scesi in piazza dicendo noi, più che comunione, vogliamo questa cosa qua. Eravamo pochi, non siamo riusciti perché la situazione è molto rigida in questo senso. Non si riescono a staccare pezzi di Stato di potere da questa logica infernale che gli ha detto sempre di più nazionali dell'Asia. C'è una volontà intrinseca di molte società per la guerra? Sì, c'è un tipo di silenzio, c'è la prima guerra mondiale, un fisico che fa anche la patologia storica. Cita una lettera dello Stato Maggiore, dell'amico Stato Maggiore italiano, del 14, che diceva che creiamo più tedeschi, alleati ai tedeschi, e non so che sia del popolo, i francesi, l'inglese, ma una guerra ci vuole, perché l'esercito dovrà essere legittimato dall'aver partecipato alla guerra, non vinto, partecipato. Non posso sperare sul terreno quando sarà necessario. Per cui l'autoritarismo intrinseco della guerra è voluto anche da questo. E sostanzialmente sono queste le cose che volevo dire, richiamare molto velocemente. Poi chiaro, quando si inizia a parlare di grandi volenti, di tali grandi volenti, di antropologia, ma
registro di fonte, non devo partire da questo, e la soluzione non è solo cercare il punto di intermedio, perché so che la mediazione è importantissima, è possibile ancora oggi questa qualunque è una mediazione, cerca di innalzare lo sguardo. Le mediazioni che funzionano sono quelle che hanno in vista non la soluzione specifica del problema, ma la grande visione e l'equilibrio. Non diciamo la guerra, cioè non diciamo, scusate che si ci vuole, non sconfiggiamo la guerra, facciamo vincere la pace. Se riusciamo a trovare una mediazione sui spostamenti aerei, sulla confine tra Ucraina e Russia, vinciamo la pace, sconfiggiamo la guerra, se riusciamo ad avere in mente quali saranno i vettori pacifici del mondo tra 10 anni, altrimenti questa guerra non finirà. E si porta la fine di giovedì, proprio la volta più grande, ma sempre che ci sia. Abbiamo ancora data, 2049, del centenario della nuova Cina, è intollerabile una guerra Cina, la presenza di una realtà successiva, una sorta di Donbass molto potente. La volontà popolare dei grandi di Taiwan vuole in libertà, vuole indipendenza, vuole autonomia. Certo, è giusto anche aiutarli, ma non si può pensare che vengano tenuti attraverso la guerra. Se non riusciamo a fermare questa guerra, probabilmente entro al massimo 30 anni avrà una guerra mondiale tra Stati Uniti. Grazie tanto, perché sono state tutte domande e considerazioni di grande ricchezza. E allora cerco di metterle un po' insieme, scusatemi, non riesco a ricordare precisamente ciascuna cosa, però volevo sicuramente riprendere la questione di cosa contrapponiamo appunto alla guerra, se non la parola pace, che cosa. Io penso appunto che prima ancora di arrivare alla rivoluzione, poi ci arrivo, la consegna che Carl Ehmet faceva nel famoso 14 di cui abbiamo parlato, quando appunto si trattava di opporsi alla capitolazione della socialdemocrazia tedesca alla guerra, era guerra alla guerra. Lui non diceva pace, lui diceva guerra alla guerra. Io sono stata una pacifista e in qualche modo lo sono ancora, cioè non è che rinnego niente della dimensione pacifista del movimento. Ho fondato comitati pacifisti, ho partecipato a tutte le manifestazioni pacifiste di quell'epoca. Però appunto io penso che in realtà bisogna dare un contenuto alla parola pace, e allo stesso tempo, come diceva ragionare sul fatto che pacifico è un aggettivo fondamentale, forse è più importante usare pacifico come aggettivo che non pace come sostantivo. Quello che voglio dire è, per esempio, in questo momento storico, io penso che un contenuto fondamentale della parola pace sia l'antimilitarismo, che non è esattamente la stessa cosa. Cioè, la lotta dovrebbe essere per, diciamo, dismettere le armi, contro le armi, contro la diffusione delle armi, per il cessate fuoco delle guerre. Cioè, in Palestina, per esempio, in Israele e Palestina, a proposito del fatto che non si possono negare le identità, e appunto io cercavo di dirlo prima, non la negare l'identità, ma è capire la pericolosità della logica identitaria. In Palestina non si possono negare l'identità, non si possono negare i conflitti identitari, cioè sarebbe proprio altrettanto violento pensare che appunto possa scoppiare la pace tra due popoli che da 75 anni vivono in una condizione di pressione di uno nei confronti dell'altro, però a sua volta di un popolo come quello israeliano, la cui storia è talmente intricata, talmente legata ad oppressioni precedenti, che non si può tirare una riga con l'evidenziatore, con la penna, e dire da oggi in poi finito, non si può.
però quello che si può e quello che si deve è impedire che la guerra possa essere così distruttiva. Sono le armi che procurano la distruzione, cioè il Palestina deve cessare il fuoco, non si arriverà alla pace, non si arriverà alla pace. Anni fa, ok? Cioè, non si può pensare che la questione economica, diciamo così, sia talmente soverchiante rispetto a questi elementi qua. Senza questi elementi qua, la questione economica potrebbe avere una ragione, come dire, di risoluzione attraverso... Mentre in questo caso è una volontà, purtroppo, anche popolare quella di condurre la guerra. Cioè, la popolazione israeliana compartecipa della guerra, non c'è niente da fare. In questo caso specifico, lo Stato è composto anche della società. La società è una società militarizzata. Lo stesso comunque vale pure per la società palestinese. Essendo tutti bersagli, sono tutti soggetti della necessità di resistenza. È inevitabile che sia così, no? Quindi lì la questione fondamentale è proprio l'antimilitarismo, cioè dire che cessino le armi. Le armi sono lo strumento attraverso il quale la barbarie della guerra entra nelle società civili. La società americana è una società in costante stato di guerra civile, più o meno latente, ma è in costante stato di guerra civile, perché le armi sono parte dell'antropologia culturale di quel paese. Qui in Italia si sta cercando di riffa e di raffa di far arrivare le armi nella disposizione della società civile. È una cosa contro la quale ci dobbiamo battere radicalmente. Se siamo pacifisti, lottiamo contro le armi, lottiamo contro il militarismo e contro la diffusione delle armi. Questo, secondo me, dà un senso maggiore alla parola pace e la sottrae dal paradigma geopolitico, ripeto. Perché la questione del pensare alla dimensione statale, è vero che gli stati sono parte della nostra, realtà quotidiana, sono d'accordissimo su questo con Stefano. Il punto però che io pongo è: noi non dobbiamo ragionare come se fossimo degli stati, noi dobbiamo ragionare come se fossimo dei cittadini, come diceva lo stesso Stefano. La cittadinanza è in conflitto con lo Stato. La cittadinanza, la democrazia, la cittadinanza democratica si compone del conflitto con lo Stato. Quindi ci assimiliamo nello Stato. Noi siamo quella parte che consente di creare, appunto, o diciamo così, in una situazione di unità, molto spesso, come dicevi sempre tu, coatta, lo Stato costruisce, noi siamo quello che rende, vivo, vitale e politico, quello che altrimenti sarebbe coatto e quindi autoritario. Noi siamo in questa fase storica. Se noi ci riappropriamo appunto della politica, un compagno diceva, siamo talmente, viviamo in una situazione in cui il personale politico è, diciamo, totalmente inadeguato a qualunque discorso di complessità. È vero che rimane, no, quello che lui diceva. Però perché è vero? Perché la dimensione politica si sta estinguendo ai livelli, diciamo, precedenti quello dell'arrivo delle istituzioni. Cioè, la politica prima, in un'epoca, diciamo, che non era così lontana, faceva parte della vita quotidiana di una gran parte della società. Oggi non è più così. Questa dimensione noi dobbiamo recuperare. E infine, l'ultimissima cosa rispetto appunto alla questione della, diciamo così, della pace. Se noi pensiamo, White War, quel vicino a cui si faceva riferimento, tra l'altro è stato trasformato in un film da questo regista israeliano che si chiama Amos Gitai, ed è stato presentato anche quel film a Venezia, appunto, che ripresenta il dialogo tra Freud e Einstein. Solo che appunto la differenza, diciamo così, tra quello che diceva Freud e quello che sostiene l'antropologia, è che Freud appunto parla di pulsioni, no? Cioè parla di una dimensione psicologica afferente, diciamo, all'individuo. In realtà la questione della guerra come dimensione antropologica afferisce proprio la dimensione sociale, non la dimensione individuale. Cioè noi ci possiamo trovare anche persone estremamente pacifiche come indole individuale trascinate nella società della guerra, trascinate nel momento della guerra. E noi ci vuole la figura del soldato. Io penso che una figura di un valore antropologico cruciale, noi dobbiamo
riscattare, non nel senso positivo chiaramente, ma nel senso critico. I soldati sono stati veramente la carne e sangue con cui si sono forgiati i poteri e la stile dominanti. La dimensione della guerra nelle società moderne è anche duplice, parallela. Esiste la guerra tra gli stati, ma esiste quello che cercavo di dire prima, esiste sempre contemporaneamente la guerra di classe. Aver trasformato gli operai in soldati è stato uno dei grandi miracoli che hanno fatto le classi dominanti, perché hanno impedito che quelle stesse persone potessero ingaggiarsi nella guerra di classe e quindi nella rivoluzione, e li hanno spediti in guerra. Era appunto questo che diceva Rosa quando parlava dei pericoli dello sciovinismo nazionalista. I soldati erano rivoluzionari, sono stati trasformati in uno dei grandissimi agenti della costruzione del fascismo subito dopo la seconda guerra, la prima guerra mondiale. Conseguentemente tutto ciò che vuol dire, secondo me, non può essere, almeno io ho problemi con la parola neutralità, ho problemi pure con quell'atteggiamento di disfattismo rivoluzionario che appunto predicavano tanti, diciamo così, durante la prima guerra mondiale. Secondo me, di nuovo, il contrario, un altro dei tanti contrari della parola guerra è la parola solidarietà. La parola solidarietà tra i popoli. Allora, lì non è più una questione di neutralità, ma è una questione di capire che ci sono popoli che la guerra la subiscono interamente e che se cercano di resistere, e lo fanno anche attraverso l'uso delle armi, e proprio perché la stanno subendo, e per esempio questo in primis vale per il popolo palestinese, però per quello che mi riguarda vale pure per il popolo ucraino, che non ha scelto assolutamente di essere invaso da Putin e dall'esercito di Putin, e invece ci sono popoli che alla guerra partecipano in modo attivo, verso i quali non si può dire se sono in una posizione di neutralità. Io, cioè, mancherei rispetto al popolo, a qualunque cittadino israeliano, se dicessi che sono solidale con il popolo israeliano. No, cioè, non sono solidale con il popolo israeliano, perché il popolo israeliano ha il potere di fermare questa guerra. È molto in questo momento il popolo è partito e non lo sta adoperando questo suo potere. Questo però riguarda pure i popoli europei. Noi popoli europei stiamo facendo abbastanza per fermare la guerra contro gli immigrati. Noi popoli europei stiamo accettando che decine di migliaia di persone che arrivano qui e che sono vittime di una guerra di classe, perché quello è il sottoproletariato europeo, è il sottoproletariato, vengano ammazzate nei mari, non li vediamo morire, però muoiono pure per causa nostra. Allora, tutto questo richiama appunto la dimensione politica. Un altro dei contrari della guerra è politica, per quello Clausewitz, a me, diciamo così, io capisco storicamente quello che ha detto Clausewitz, va benissimo, però non mi servo di quello, perché ho bisogno di dare un altro significato alla parola politica. Laddove la politica interviene, la guerra la possiamo ottenere, se non addirittura scongiurare. E la politica non è la diplomazia. La diplomazia riguarda esclusivamente gli interventi, diciamo così, nel rapporto tra gli stati. È un piano di politica prettamente statale. Quando io parlo di politica, quando noi parliamo di politica, intendiamo la politica a livello sociale, la politica dei protagonisti che possiamo essere veramente ciascuno di noi. All'ultimissima cosa, sulla questione appunto delle identità che non si possono accantonare, appunto no, sono d'accordo con te, non si possono e non si devono accantonare, ma vanno appunto messe sotto la lente comprese in tutta la loro pericolosità e violenza, non solo latente, ma a volte proprio esplosiva, e anche in qualche modo ridefinite sulla base di altri criteri. E questo riguarda tantissime cose, appunto, anche volendo l'identità di genere, no? O la divisione dei sessi della società, no? È una cosa che fa parte del conflitto politico. Non so, non mi pare sia parte delle questioni di questa edizione dell'università, però io penso sia una grandissima questione che attraversa il nostro tempo, il conflitto di genere e di mente, come si sceglie di essere uomini. Questo, diciamo,
come si sceglie di essere donne altrettanto, è una dimensione fondamentale della nostra vita, la possiamo certamente accantonare, però la, in qualche modo, diciamo così, è sotto una lente di... Basta, grazie. Ringraziamo entrambi i relatori, ci sono stati qualche problema di connessione temporanea, ma credo che sia risolto. Ovviamente riusciamo da questo dibattito con forse più domande rispetto alle quali potremmo andare avanti a parlarne probabilmente per settimane, ma io credo che sulla questione della guerra ci dovremo per forza della pace e spero anche della rivoluzione, ci dobbiamo tornare per molto tempo, per molti anni, potrebbe diventare una costante anche delle prossime università. Adesso abbiamo abbondantemente sforato, non so se Marco vuol dire qualcosa. Ci rivediamo alle 2:30. Chiediamo puntualità perché oggi pomeriggio abbiamo ben 2 seminari, quindi se riusciamo a iniziare nell'orario adeguato li facciamo senza frenesia, senza ansie, eccetera, eccetera. Quindi ci rivediamo qui alle 2:30.